Amiche e amici di Rossini TV, oggi vi portiamo in collina, a meno di 100 metri sul livello del mare, siamo immersi in mezzo alla natura, siamo all'azienda agricola dell'Eiva, siamo qua perché ci ha chiamato Davide, Davide ha voglia di raccontarci bene di questa sua attività e noi lo seguiremo nel dettaglio di tutta la descrizione di tutto quello che vorrà dirci. Credo proprio che qui non ci sarà la difficoltà a trovare spazi bellissimi da illustrare ai telespettatori di Rossini TV. Con Davide Leva, il proprietario di questa meraviglia. Davide, buongiorno, che spettacolo, ci hai accolto magnificamente in questo spazio e raccontaci un po' la storia di questa tua azienda e anche quali sono i settori nei quali voi siete attivi. Grazie mille intanto, siamo all'interno dell'azienda agricola dell'Eiva, io sono Leva Davide, sono appunto titolare dell'azienda e niente, noi la nostra azienda è composta da 25 ettari. E qui sul parco del San Bartolo, i terreni sono quasi tutti interamente esposti appunto verso sud e siamo produttori di vino, olio, trasformate aziendali, prodotti orticoli, frutteto, abbiamo tantissime tipologie di impianti e l'azienda sorge, questo per darvi appunto un'idea di come è strutturata, l'azienda nasce nel 2013 e in seguito all'idea di realizzare un'azienda sul territorio pesarese e aperta a tutti, aperta ai ragazzi, aperta agli adulti, aperta alle persone che ci vogliono venire a visitare. Siamo vicini al mondo qui, a Cattolica, a Pesaro, al centro, al mare, all'autostrada, quindi è una realtà molto vicina a tutti. E nasce appunto nel 2013 insieme in seguito appunto a questo sogno di realizzare questa azienda agricola aperta al mondo e nel 2014 abbiamo cominciato a realizzare i primi progetti per strutturarla, per fare vari impianti come oliveto, frutteto. Ogni anno ci siamo presi un momento per decidere come far crescere l'azienda e l'anno successivo ci prendevamo del tempo per fare appunto questi impianti. Quindi 2014-2015 abbiamo cominciato con gli olivi, con i frutti, il 2016, il 2017 e il 2018 con il nostro vigneto, fino ad arrivare al 2019 a realizzare questa struttura che vedete adesso alle nostre spalle, insieme alla cantina dove appoggiamo i piedi, la tettoia panoramica che ci permette di fare degustazioni sul territorio e il nostro deposito attrezzi giù in fondo all'azienda. È stato un anno, l'ultimo, bello, perché il 5 di settembre dell'anno scorso abbiamo dato l'inaugurazione e adesso stiamo per ripartire con gli eventi estivi grazie appunto alla nuova legge che è uscita enoturistica. Il 21 di maggio daremo appunto inaugurazione all'azienda con un bellissimo evento che faremo con l'Orchestra Sinfonica Rossini e poi dal mercoledì alla domenica faremo attività di degustazione qui sulla nostra terrazza panoramica per chiunque voglia venire. Allora Davide, entriamo nei dettagli, abbiamo detto olio, abbiamo detto vino, la cantina, portaci nella cantina. Ah no, io cantina passo, non è il mestiere mio, vi faccio fare al mio collega Michele, che è il responsabile della cantina, quindi vi faccio parlare con lui dopo. Per quanto riguarda i prodotti, invece il restante è l'olio, piccole produzioni, però belle, qualitative. L'anno scorso, tramite un concorso promosso dall'Associazione Olea, siamo riusciti a aggiudicarci il terzo premio in tutto il Mediterraneo, quindi è stata veramente una bellissima esperienza e un bellissimo ritorno. E quest'anno stiamo cominciando a riprendere con l'attività dell'orto, quindi a breve avremo tutti i prodotti stagionali del nostro orto, fermo restando già i carciofi che in questo periodo ci stanno inondando. E abbiamo ripreso appunto con le trasformate, quindi quest'estate, quando dovrete fare le degustazioni in azienda, troverete tanti prodotti fatti in loco. I telespettatori più attenti avranno notato che alle nostre spalle passavano dei bambini e non è che passavano per caso dei bambini in passeggiata, c'è un motivo ben preciso. Sono tutti i miei figli.
E abbiamo organizzato attività di fattoria didattica da quest'anno, dall'anno scorso, da fine dell'anno, però quest'anno partiremo con i centri estivi, quindi dai primi di giugno si partirà con attività con educatori che faranno visitare l'azienda, il nostro bosco appunto realizzato appositamente per queste attività, con tutti i giochi strutturati, con tutte le varie attività didattiche e le esperienze sensoriali. Quindi che questa è una bellissima realtà che partirà adesso, nel giro di qualche settimana. E allora scopriamola questa cantina di cui abbiamo tanto sentito parlare, lo facciamo con Michele Saioni, che è il responsabile. Ma Michele, non vedo le botti, non vedo la botta al cerchio, la botta alla botte, qui è tutto diverso, tutto moderno. Arriverà anche quella. Intanto buongiorno, questa è la nostra cantina sul San Bartolo, e dove vinifichiamo tutta la nostra uva, è tutta vinificata da uve aziendali. E prima della cantina partiamo dalla vigna, abbiamo in totale 9,5 ettari di vigna, 2,5 siamo qui sul San Bartolo, dove abbiamo 2 ettari di pino nero più 5.000 metri di chardonnay e sauvignon, e successivamente abbiamo altri 6,5 ettari su Albonzo, davanti a Terza Sant'Anna, in cui abbiamo delle uve di Abacca Rossa, Sangiovese, Montepulciano, e poi va Abacca Bianca, che abbiamo Biancame, Trebbiano e Albanella e Chardonnay. E, sì, qui abbiamo la nostra cantina, siamo una cantina di circa 300 metri quadrati, abbiamo 37 serbatoi ad oggi, tutti quanti serbatoi in acciaio inox di piccole dimensioni, e vinifichiamo tutti in acciaio, e poi abbiamo, per affinamento, abbiamo le botti di legno, botti rovere, dei barrique e dei tonneau. E questa è la nostra cantina, possiamo vinificare fino al massimo di 750 ettolitri di vino ad oggi, è tutto un impianto moderno, diciamo, quindi abbiamo tutte quante le nostre vasche, tutte quante refrigerate e sono anche riscaldate, quindi avremo per il frigo, per il freddo, per il caldo, abbiamo tutte attrezzature, diciamo, tutte quante nuove, come può essere una pressa in cui vengono sviluppate macerazioni sulle bucce per i vini bianchi, e tutte comunque cerchiamo di così da estrarre il massimo potenziale dell'uva del territorio, e cerchiamo di utilizzare tutte le tecnologie possibili. So che nelle settimane scorse avete fatto un imbottigliamento importante, qualche decina di migliaia di bottiglie addirittura. Sì, è stato il nostro primo imbottigliamento dell'azienda, è stato il primo imbottigliamento fatto adesso ai primi di maggio, sono stati due imbottigliamenti, uno più piccolo per i nostri vini spumanti, uno spumante metodo classico, il pino nero e un ancestrale, successivamente è seguito l'imbottigliamento dei vini fermi, in cui abbiamo imbottigliato circa 25.000 bottiglie, e di cui tutte le nostre tipologie che abbiamo fatto quest'anno, le nostre 5 linee più alcuni conti di lavorazione. Allora ci sono le botti di legno, le abbiamo trovate, benissimo. Cosa succede allora qui nelle botti di legno? Qui nelle nostre botti di legno, qui vinifichiamo, passeranno a maturazione i nostri vini di riserva, tutte quelle per le annate successive. All'interno ad oggi abbiamo nei nostri botti, abbiamo Sangiovese, Montepulciano, abbiamo fatto una prova di pino nero nelle botti di legno per un lungo periodo, e poi c'è stata anche una prova di Trebbiano in piccolo, sempre l'idea comunque delle piccole serbatoie o piccole botti, così da comunque cercare di valorizzare il prodotto il più possibile e fare delle cose abbastanza particolari, dei vini un po' particolari. Ad oggi, con i vini che abbiamo prodotto, le nostre 5 linee, tutte quante sono state prodotte, sono passate solo in acciaio, quindi non hanno fatto legno alto. L'unica è il pino nero, che ha fatto circa 2 mesi velocissimi passati in delle barricche. Questo per cedergli un po' di quelle note un po' tostate di legno. Le nostre linee ad oggi abbiamo vinificato una linea per il bianco, e un Colli Pesaresi bianco 2021, totalmente acciaio inox, totalmente acciaio, e con le uve state prodotte da uve del Trebbiano, Biancame e Albanella. E successivamente abbiamo un Chardonnay, 100% Chardonnay, e anche qui abbiamo fatto totalmente tutto quanto acciaio. E poi abbiamo prodotto il nostro pino nero rosato, è stata
E il rosato non è stata una scelta, ma la scelta è stata vinificare il Pinot Nero in bianco, quindi l'idea nostra è di valorizzare il Pinot Nero, la nostra uva di maggior qualità, quindi abbiamo deciso di vinificarla al massimo sia in rosso che in bianco. La conseguenza della vinificazione in bianco è che ha preso questo colore leggermente ramato, neanche definibile rosato, se vogliamo dirlo, quindi ha veramente una nota lievemente rosata, ramata, e questo perché l'abbiamo vinificato in bianco. Poi successivamente di linea di rosso abbiamo prodotto un Sangiovese, Colli Pesari Sangiovese 2021 con la sottozona Monte San Bartolo, e 90% Sangiovese e un 10% di Pinot Nero, e infine abbiamo un 100% Pinot Nero vinificato in rosso, in cui, come detto precedentemente, abbiamo fatto 2 mesi in barrique prima dell'imbottigliamento. Comunque tutte le uve e tutte le bottiglie prodotte sono dell'annata 2021 e quindi tutte quante di quest'anno. Abbiamo partecipato anche in prima persona alle degustazioni, addirittura una volta abbiamo fatto anche un piccolo show legato a un giro in moto, insomma conosciamo tutto quello che è stato l'attività dell'azienda, sì, sold out assolutamente, l'attività dell'azienda per quanto riguardava questi eventi che sono stati fatti. Adesso si esce, perché quelli erano fatti all'interno, e con giornate come queste ci si può permettere di stare fuori. Che cosa succederà? Qual è il programma degli eventi che hai per i prossimi mesi? Allora, dal 21 di maggio ci sarà l'apertura dell'azienda con un evento organizzato con l'Orchestra Sinfonica Rossini, che suoneranno gli spartiti appunto degli U2, e ci sarà degustazione all'interno dell'azienda dei nostri nuovi vini, la linea appunto che è uscita un mese fa circa, e di cui non vi svegliamo niente perché vogliamo che venite sul loco per riuscire ad assaggiarli, e poi dopo dal mercoledì fino alla domenica sera, e dalle 18 più o meno fino alle 9, e si farà un'attività di degustazione qui in azienda, quindi chiunque volesse venire basta prenotare sul sito o sulle pagine social per prenotare e venire appunto a fare una degustazione sul posto. Si assaggeranno i vini, si assaggeranno le nostre trasformate aziendali e si assaggeranno anche altri prodotti di altre aziende locali. Quindi una bellissima attività e qualcosa in cui crediamo per davvero. Per questi eventi, Davide, bisogna prenotare oppure uno prende, viene, arriva e si presenta? Noi quando arriva qualcuno siamo sempre contenti, però sarebbe meglio prenotare. No, chiediamo la prenotazione in modo che almeno riusciamo a gestire le persone, tutte quante, non vogliamo numeri importanti, vogliamo poter seguire appunto il cliente. Quindi la prenotazione è richiesta. Poi se per sbaglio capitate, fate una passeggiata, non vi preoccupate, che un bicchiere di vino è sempre offerto. Allora, per far succedere questa cosa, che uno capita per sbaglio, bisogna far capire bene dov'è, perché questo fatto di far vedere questi piccoli paradisi che circondano la nostra città, poi non è completo, secondo me, se poi non riusciamo anche a prendere le persone passo passo e farcele arrivare. Allora, proviamo a spiegare, è molto facile, una volta che si sa, ma quando non si sa, esatto. Allora, proviamo a spiegarlo nel dettaglio. Allora, noi abbiamo due accessi, l'accesso principale, quello appunto carrabile per chi vuole venire in macchina o in qualsiasi altra metodologia, e è affacciato sul quartiere Vismara, si accede sulla strada statale, c'è la rotatoria di Vismara, 30 metri dopo la rotatoria di Vismara in direzione cattolica ci sono due colonne in muratura che danno accesso a Villa Currò, la villa storica che è presente appunto e affacciata sulla nazionale. E da lì si accede, si prosegue per circa 30 metri finché non si trova in un bellissimo spiazzo, un grosso parcheggio con le indicazioni per l'azienda agricola, e comunque siete all'ingresso, siete arrivati. L'altro ingresso invece, l'altro accesso, è quello pedonale o per chi vuole fare un giro in bici, perché la nostra azienda è aperta a tutti, anche chi vuole girare in bici, a piedi, è sempre aperto, quindi potete accedere quando preferite. Si passa la strada Bocca del Lupo, che è proprio una strada percorribile, sicuramente molto bella da fare a piedi e con bici, quindi chi volesse venire a fare una passeggiata tranquillità, che si gode la natura del parco e vuole venire a fare un bicchiere di vino, noi siamo aperti anche dalle uscite laterali, tra virgolette. Vini e prodotti della terra, un angolo per gli eventi, le api, il frutteto, gli olivi, la cantina, insomma vi abbiamo fatto conoscere nel dettaglio questo angolo di paradiso alle porte della nostra città. L'obiettivo è sempre quello di farvi conoscere qualcosa di nuovo e, perché no, di farvi venire a scoprirlo di persona. Siamo certi di esserci riusciti ancora una volta con le telecamere di Rossini TV, canale 80.